Salve a tutti amici, benvenuti ad una nuova puntata di Misteri da Cacciare. Siamo a Sottomarina, sul moletto di Sottomarina, e sto andando fino alla fine per poi fare l'indagine sulla città sommersa, leggendaria ovviamente, l'Atlantide di Chioggia. Ma scopriamo di più nel dettaglio di cosa sto parlando. Al largo delle coste di Chioggia si dice che vi sia un'antica città sommersa di nome Clodia. Succede infatti che i pescatori ogni tanto trovino nelle loro reti resti di antichi manufatti. Anche la calea, una sostanza di natura vulcanica simile alle scorie dei forni di metallo, contribuiva ad alimentare il mito. Stiamo parlando a tutti gli effetti di un'Atlantide italiana. Dal momento che ho visitato Chioggia, non potevo non fare un salto anche a Sottomarina. Ho deciso quindi di provare a fare un'indagine per capire se qualche presenza del posto ha qualcosa da dire al riguardo. Ma prima vorrei parlarvi di una particolare leggenda molto affascinante che riguarda proprio queste acque. Da queste parti è famosa la leggenda della Valle dei Sette Morti. Parla della storia di alcuni pescatori che stavano pescando al largo di Chioggia. Dopo una lunga battuta di pesca, i sette pescatori decisero di calare di nuovo le reti prima del ritorno a casa. Successe però che nella rete rimase impigliato un cadavere. La povera vittima era annegata ed era lì, nella laguna, da molto tempo. Il corpo venne messo accanto alla prua e la barca venne preparata per il rientro. Arrivò una violenta tempesta e i pescatori, che in quel momento si trovavano nella laguna della zona di Pellestrina, decisero di trovare rifugio in un casone abbandonato. Raggiunto il riparo, fissarono la barca, entrarono nell'edificio e accesero un fuoco. Dopo aver preparato la polenta, videro un bambino con il suo cane. Entrambi se ne stavano in un angolo ad osservare. Era da parecchi giorni che il piccolo stava lì. Era infreddolito e affamato. I pescatori lo ignorarono e iniziarono a mangiare. Il bambino si avvicinò lentamente e chiese di poter mangiare qualcosa. Anziché aiutarlo, i pescatori si fecero beffa di lui e non gli dettero nemmeno un po' di polenta. Ad un certo punto, uno dei pescatori disse: «Vuoi un pezzo di polenta? Allora vai a svegliare il nostro amico che sta dormendo sulla barca!» Il bambino uscì assieme al cane, poi rientrò e disse: «Non si sveglia!» I pescatori iniziarono a ridere a crepapelle e dissero al piccolo di riprovare. Con grande sorpresa, videro rientrare il bambino con accanto il tizio che fino a poco fa era morto sulla barca. Quest'ultimo puntò il dito verso di loro e disse: «Chi fa soffrire un innocente senza motivo e non ha compassione delle sue disgrazie non merita misericordia né pietà». I pescatori, terrorizzati, implorarono il perdono, ma l'uomo disse che loro rappresentavano i sette peccati, mentre il bambino rappresentava l'innocenza e il cane la fedeltà. Elencò tutti i peccati che avevano commesso e man mano che li ascoltavano, i pescatori caddero morti uno dopo l'altro. Alla fine, il misterioso individuo si tuffò in acqua e scomparve. Il mattino successivo venne ritrovato il bambino e il cane assieme ai sette cadaveri. Fu così che il posto fu rinominato la Valle dei Sette Morti. Questo molo è veramente lungo, vediamo fin dove posso arrivare, se posso arrivare fin laggiù in fondo, altrimenti la facciamo qui sugli scogli l'indagine. Giornata un po' ventosa, ma in un posto come questo non credo ci sarà mai calma piatta. Spero che il drone non abbia problemi a volare. Più che altro sto cercando di arrivare in fondo perché le mappe di volo mi danno la possibilità di volare col drone solamente da questa parte in poi. Per tutto il resto della città di Chioggia no, quindi devo per forza fare quell'indagine, il che è, diciamo, ho avuto molta fortuna perché effettivamente è qua che siamo al largo ed è il luogo più vicino alla leggendaria città sommersa, quindi va benissimo come punto di indagine. Adesso vediamo, accelero un po' il passo perché ho altre tappe oggi e quindi devo cercare di muovermi.
chissà se troveremo qualcosa, sono molto curioso di vedere la zona dall'alto. Ecco gli scogli assassini, ho messo il piede lì, sono scivolato. Questo è il risultato. E mi sono sbucciato il ginocchio. È veramente pericoloso stare qui. Vorrei parlare con tutte le antiche presenze che stanno qui in questo luogo. Attualmente ci sono 14,6 gradi. Riuscite a darmi un segnale per far capire a me che ci siete, che volete comunicare? Mi piacerebbe chiedervi qualcosa su Clodia, l'antica Clodia, la famosa leggendaria città sommersa. Se volete potete raccontarmi di Clodia. Tra poco io vi darò l'opportunità di parlare con due strumenti. Intanto però, se vi avvicinate, potete far alzare i numeri qui e farmi capire che ci siete. Potete farlo? C'è qualcuno? Ovviamente non c'è niente che fa interferenza, infatti siamo a zero. Però, se vogliono le presenze possono darmi un segnale. Ce la fate? Ovviamente non posso passeggiare sul molo con questo, perché comunque passa gente, darebbe dei falsi positivi. E niente, non danno risultati sul Melmeter, passiamo subito a un altro strumento. Bene, è il momento di vedere se riescono ad interagire con il Ghost Radar. Quindi iniziamo subito. Potete darmi informazioni sull'antica Clodia? La città sommersa, esiste o non esiste? Onore. Esiste questa città? Grana. Onore e grana. Tra di loro possono essere correlate, ma ancora non vedo il nesso con Clodia. Antico, antico, adesso ci siamo. Riuscite a scrivermi il nome della città o il nome del posto? Dopo proveremo con il drone a volare in alto e a vedere se ci daranno un segnale. Non dico che dall'alto si veda la città sommersa, perché altrimenti l'avrebbero già trovata, però chiedere un segnale da dare e da rilevare tramite drone. E intanto qui non c'è altra interazione. Si è fermato antico, onore grana. Ok, facciamoli interagire con la Spirit Box e vediamo se riusciamo a catturare qualcosa. Potete parlarmi di questo luogo? Di Clodia? Se esiste, oppure no? Great.
Riuscite a darmi un segnale sul drone se lo faccio volare? Farmi capire dov'era questa città, se esiste. Se è uscito qualcosa dal drone, c'era un allerta vento forte sullo schermo della schermata del drone, che era allucinante, e riuscivo a controllarlo malissimo, quindi non ho potuto mandarlo al largo.
e ho cercato di tirarlo più su possibile per quanto mi è stato possibile. Purtroppo sarebbe stato un casino se fosse finito in acqua il drone per qualche motivo, quindi l'ho tenuto più o meno sopra il mondo, ma abbiamo avuto una bella panoramica e spero che sia successo qualcosa. E niente ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa indagine, anche se così a pelle non sento di aver avuto grande riscontro, ma chi lo sa, magari poi è uscito qualcosa, io non lo so. Un saluto ragazzi.